strutturale, un quadro dell'organizzazione. Eppure abbiamo noi qui in Friuli la sede del Consorzio di Valorizzazione del Formaggio Montasio, abbiamo insomma il presidente di Treviso, è vero, ma insomma noi siamo abituati ad essere, come si può dire, ad essere sottanze, non sovrastanze, quindi questo anche non è che proprio sia il problema se è di Treviso o se sia di... L'importante però è che almeno gli utili vengano suddivisi in maniera equa. Ecco, su questo argomento c'è l'impegno anche da parte dell'assessore a costituire un tavolo di, chiamiamolo così, di emergenza e di tentare, ecco, assieme di trovare una soluzione ai problemi della zootecnia da latte. Oggi parliamo di latte, ma della zootecnia nel suo complesso, perché non c'è solo il latte, ci sono anche gli allevamenti suini, insomma, ci sono anche gli allevamenti bovini, di cui praticamente ormai non ci sono più, sono ridotti al lumicino. E quindi c'è un problema agricoltura che sicuramente non si può risolvere a suon di slogan, e non si può risolvere, permettimi il presidente, neanche a suon di certificazioni, a suon di politica. Qualcosa sta venendo avanti per quanto riguarda la DOP Friuli sul vino, per esempio. Anche su queste produzioni dobbiamo arrivare lì, perché altrimenti le produzioni nostre, ovviamente il percorso non è né facile né breve, ma mai non si comincia, mai non si potrà sapere se si arriva fino alla fine. Ecco, adesso tanti si sono già alzati, però come so che per esempio c'è la gentile signorina della consumatore, se non sbaglio, no? Le giovie comode. Sarà abbastanza breve, in quanto insomma le cose sono già state dette, le problematiche le avete affrontate. No, come Federconsumatori volevo dire una cosa e riprendo un po' quello che avete detto voi. Secondo me gli agricoltori sono consapevoli delle problematiche. Parere mio è l'agricoltura andrà a finire e punterà a creare dei prodotti di qualità. È inevitabile, perché la concorrenza è spietata e la globalizzazione c'è, e c'è anche in Friuli, quindi sì, alla fine siamo noi che acquistiamo e siamo noi che dobbiamo essere consapevoli di ciò che acquistiamo quando andiamo al supermercato, capire da dove viene il prodotto e farci domande. È una cultura e una conoscenza nelle persone, come tutti noi che andiamo al supermercato ad acquistare i prodotti. È un po' questo che noi cerchiamo di fare con vari progetti. I progetti, come diceva la signorina di Federconsumatori, Palazzolo ha un piccolo progetto, è un pozzo di progetto ancora, perché ha avuto la fortuna attraverso, la fortuna e l'abilità, attraverso gli studi del nostro studioso per eccellenza, Giuliano Bini. Abbiamo un record anche noi, il famoso formaggio choc, di cui si parla ogni tanto almeno, ma è insomma un nome che si tenta di far diventare tipico, e compare ufficialmente in una pubblicazione nel 1588, se non sbaglio, se mi ricordo bene, a Palazzolo. A Palazzolo facevano il formaggio choc. C'è la spiegazione in questa pubblicazione, che è originale, originale, in cui si mette il formaggio nella puncia, non so, non vado oltre. Comunque Palazzolo lavorerà anche su questo piccolo, o forse no, progetto, per dire. Adesso abbiamo un po' anticipato il programma, ma ce n'è. Ringraziamo intanto il sindaco e il presidente Benedetti. Poi io devo ringraziare anche l'assessore Varotto, il quale si è molto speso per questa iniziativa, essendo anche un po' del settore, ci ha dato degli input importanti. E l'associazione Arte Stella, che è la vera anima di tutto questo baradam che si farà oggi anche poi
nei cortili di altri posti. Allora, ringraziamo i proprietari, signore e signora Banni Gregorati, signora, per l'ospitalità meravigliosa che ci hanno dato. Hanno fatto tutto loro quasi, ecco, per dire. Per cui siamo già nella fase finale, che potrebbe essere la migliore. Abbiamo nel frattempo, fra un poco dovremmo avere un casaro che farà, non so se va bene, la mozzarella. Farà la mozzarella in diretta, però mozzarella di Palazzolo Doc, anzi latte di Precenico, è una cooperazione. Nel frattempo c'è una latteria da visitare anni 30, con tutti gli aggeggi di quel tempo. Ci sono qualche cosa bella da vedere di questo signore qua, che è di San Vito Tagliamento, Gasparotto, di Puntanini, credo che siano quei quadri là, e questi sono De Banni Gregorati, che anche quello è capace di fare anche quei lavori in legno lì, il nostro padrone di casa. Potete dare un'occhiata ancora un po' più approfondita a questo ben di Dio, e dopo siamo praticamente quasi pronti anche per il finale in gloria, che i nostri chef sono tutti pronti, per cui io credo che la serata, la mattinata sia adesso nel momento più ludico. Abbiamo parlato di cose serie, adesso la buttiamo non in vacca, ma siamo lì insomma, siamo in tema. Silvio, grazie a tutti di aver partecipato, molto numerosi, ci avete rincuorato veramente. Adesso, come vi alzate, vengono fuori una marea di piatti. E buon appetito e buon tutto. Senza.
Quanti punti senza? È bella fredda. È raffreddata su un attimino.